Ehi, ma cosa fai? Lasciami stare. Non ti arrischiare ad avvicinarti. Dai, non fare la stupida, scendi da lì sopra. No, ti ho detto di non avvicinarti. Per me è tutto finito. Bastardo! Allora? Io non sono una stupida. Però non mi andava di perdere una gara a disputi, per questo voglio buttarmi. Bene, se lo credi così importante. So soltanto che io ho perso. E allora? Cosa ti importa? Io pensavo che potessimo divertirci senza problemi. Ma che sei scemo? Ora che fai? Mi levo la scarpa. Immagino già che puzza orrenda. Ti piacerà? È come il formaggio. Sai, io tempo fa ho vinto il premio Auricchio e Piacentino di Calascibetta. E ora? Niente. Mi sono dato alla gara di peti. Diciamo che ci trovo più gusto. Cosa? Vuoi fare con me una bella gara di peti? Magari li fai più forte dei miei. Mi ricordo che una volta ho fatto un peto che ho strappato tutta la lenzuola dal letto. Basterebbe un piatto di ceci. Non ne voglio mangiare, ceceri! Cosa? Siccome vedo che sei un bel culo, ecco. Pensavo che potremmo prendere il megafono del comandante, nasconderci, metterci a culo a ponte, fare una scoreggia e arrosbigliare tutto quanto a pirita fino a quando non suona la sirena. Poi non scappiamo, ci nascondiamo. Potrebbe essere anche una bella gara. Ma se tu non vuoi partecipare per paura di perdere, per me te ne puoi raffangolo. Guarda però che io resto il campione mondiale di pirita. E ma può non negare. Tu sei leso. Se vuoi ti posso fare vincere. A me non me ne frega proprio niente. Per me quello che conta è solo piritiare. Vieni qua. Dai, non fare la stupida. Forza che mi stai cacando. Hai carta igienica? No, solo fazzolettini. Perché mica cagare per davvero, sai?